Io conosco Peppe da molto tempo, vi sto dicendo, la mia è solo qua una testimonianza di affetto. Lo conosco dai tempi in cui lavorava per Libera molto attivamente, conosco il suo impegno civile. Penso che questa città, Marsala, che passa per essere una delle più ricche della Sicilia, come tutte le città della Sicilia, sta vivendo un periodo fortissimo di crisi e non sappiamo dove si va. Come tutti i candidati alle elezioni, uno dice che sei candidato per il bene del paese. Adesso io non so qual è il bene del paese che si progetta di fare Peppe, e penso che ce ne parlerà lui adeguatamente, anche perché vi dicevo, i problemi di questo paese voi li conoscete, io no. Se c'è la mafia in questo paese voi lo sapete, io un po' meno, ma se vado a pensare agli esempi di Mauro Rostagno, di Carlo Palermo, di Mariano Agate, di che ne so io, di tutti gli interessi che il clan di Reina aveva in questa zona, banche, massonerie eccetera, so benissimo che Trapani e provincia non ha nulla a che invidiare a Palermo e provincia, e che quindi ancora, diciamo così, sono tempi duri in cui emanciparsi da questa sorta di cappio che ci strangola è difficile. Allora io mi fermo e non posso solo che fare gli auguri di buona fortuna a te. Avete un'arma nelle mani che è peggio di una 38, peggio di un microfono, peggio di un giornalista. È una matita. È una matita che è usata bene nel mezzo metro col mezzo metro, perché poi ne fanno nicchi nicchi. Una tassa di da, ci cave per forza, se chietto scorreggio che te lo sente. Sapete, dovete cercare di usarla bene, di non farvi prendere per il culo, perché la politica ci continua a prendere per il culo. E ora dico una bestemmia che faccio arrabbiare a Salvo, non mi interessa niente, perché io sono fatta così, che lo caio qua, un rovescio. Noi abbiamo il fallimento dei partiti e la dimostrazione è Monti, è la dimostrazione lampante. Tutti insieme fanno pensare che a Berlusconi disse andremo all'elezione PD, PDL e terzo polo. Cioè uno ci arrezzica nei cani, è vero. Ci stanno facendo fare di tutto e di più. Dobbiamo dire che abbiamo spiazzato gli altri candidati. Abbiamo spiazzato gli altri candidati perché io ho già dichiarato ufficialmente, per esempio, che in caso di ballottaggio, caro Salvo, non mi apparenterò con nessuno. Quindi o diventerò sindaco della città di Marsala, o continuerò ad esercitare la professione di avvocato. Nessuna via di mezzo, quindi o i nicchi che devono allearsi con potenti non ce ne saranno, ma noi vinceremo comunque, perché è accaduto in altre città italiane, è accaduto a Milano, è accaduto a Napoli, è accaduto a Bari, è accaduto a Cagliari, Piane di Albanese e Caltagirone. Dipende da noi e dipende dal nostro impegno, perché come ha detto poco fa Pino, dobbiamo non limitarci al voto, troppo comodo ragazzi e meno giovani, ma giovani di idee, ma dobbiamo impegnarci tutti. Io ho detto nel corso di una conferenza stampa, Maurizio, qualche giorno fa, che io sono disponibile a metterci la faccia, e l'ho fatto e lo sto facendo, però occorre l'impegno e lo scatto d'orgoglio dei cittadini marsalesi. Ho invitato tutti a fare 3 passi avanti per candidarsi e metterci la faccia al Consiglio Comunale. Molti lo hanno fatto e hanno accettato la sfida. È importante che questi gesti ci siano, perché se non vogliamo rimanere schiavi dei soliti padroni della politica, se non vogliamo rimanere schiavi dei nuovi volti
che poi hanno il coraggio di presentarsi nei comitati elettorali con accanto personaggi che hanno processi di mafia alle spalle, però si presentano come nuovi volti della società civile. Dico, questi personaggi non si aspettavano che arrivava questa candidatura, non l'avevo preventivata neanch'io. Occorre l'impegno di tutti, occorre affrontare i problemi della città e è il caso di dirci qualcosa da questo punto di vista. Perché contrariamente a quello che dicono alcuni, ma lo dicevano forse qualche settimana fa, ci dicevano che questo candidato non aveva idee, non aveva progetti, non aveva programmi. A quel punto ho detto, carissimi signori, voi che avete soldoni e che parlate bene con i proprietari di radio e televisioni, organizzatemi i confronti elettorali con qualsiasi candidato. Noi abbiamo idee chiare, abbiamo progetti, abbiamo programmi. La nostra campagna elettorale sarà impostata non lanciando strali a destra o a manca, sono tutti a destra per la verità, sono tutti a destra, non si sono accorti alcuni, il PD che abbiamo citato poco fa non si è accorto che sta invitando a votare la sinistra marsalese, un'ex berlusconiana, e abbiamo visto i risultati dei 18 anni di Berlusconi in Italia, o no? Però oggi arriva il PD e propone Giulia Adamo sindaco di Marsala. Ci vuole coraggio. E ci vuole coraggio che alcuni dirigenti che fino a qualche settimana fa dicevano che non si doveva votare Giulia Adamo, che avrebbero fatto chissà che cosa, ora sono lì a raccogliere i voti per Giulia Adamo. Si devono vergognare. Io sono fiero di essere siciliano perché penso di appartenere a qualcosa di grande. Io mi vergogno di essere siciliano perché ci mancherà sempre qualcosa per diventare grandi. Io sono fiero di essere siciliano perché è la cosa più bella che mi ha lasciato mio padre. Io mi vergogno di essere siciliano perché è l'unico modo che ho per farmi sentire. Io sono fiero di averla lasciata questa Sicilia, così un giorno potrò dire ai miei figli o me ne so poter risparmiare. Io invece non la voglio lasciare questa Sicilia, non la voglio lasciare così, perché voglio vincere. Auguri Peppe, auguri.